Libere.tv, siamo a Cleto per un appello da parte delle autorità comunali sulla situazione Covid in generale. Buongiorno a tutti, stamattina siamo qui nei pressi dei locali comunali insieme a Liberi.tv. Ringrazio a Marco per essere venuto, mi è stato proposto di lanciare oltre un messaggio di auguri di fine anno anche un messaggio di prevenzione, in quanto stiamo vivendo ancora una volta un Natale che doveva permetterci di festeggiare e tornare un po' alla normalità. Purtroppo, anziché fare un passo avanti, ci torniamo con i dati degli ultimi giorni a fare un passo indietro. Questo ci rattrista molto, però dobbiamo essere forti e soprattutto dobbiamo essere pazienti, con la speranza che questi momenti possano passare e portarci alla normalità prima possibile. Purtroppo i dati, come dicevo prima, degli ultimi giorni non ci fanno stare tranquilli. Ci ha tolto quella tranquillità, tanto da anche annullare le festività che abbiamo, gli eventi che abbiamo organizzato nelle nostre festività, nella nostra comunità, insieme alla collaborazione delle associazioni, proprio perché volevamo evitare quei luoghi di assembramento, quei momenti di assembramento che potevano essere magari letali per eventuali contagi. Devo dire che i dati a livello locale non sono preoccupanti, sono regolati, sono controllati, e devo dire grazie alle persone di Cleto che hanno contratto il Covid in questi giorni, perché si stanno comportando in maniera eccellente e saluto in maniera particolare. Però a livello regionale, a livello nazionale ci dà un po' di preoccupazione, quindi è d'obbligo da parte nostra lanciare un messaggio di prevenzione, lanciare un messaggio di attenzione. Dobbiamo alzare nuovamente le mura dell'attenzione. Questo non vuol dire che dobbiamo barricarci in casa in questi giorni, assolutamente no, bisogna festeggiare, bisogna stare insieme ai propri cari, però lo dobbiamo fare con molta attenzione. Io non posso più elencare i comportamenti da promuovere nelle nostre case, perché ormai il Covid l'abbiamo nella nostra casa appunto da 2 anni, quindi conosciamo tutti benissimo quello che bisogna fare e quello che non bisogna fare. Io la mia raccomandazione più che altro è riuscire a percepire quelli che sono i momenti. Il Covid ci ha dato momenti di estrema libertà e momenti di estrema restrizione. Questo purtroppo è una fase in cui dobbiamo ricominciare ad avere più responsabilità e più restrizione, perché nei dati, nelle previsioni che si danno a livello nazionale nelle prossime settimane, ci potrebbe essere una ricaduta importante proprio per via dei festeggiamenti che stiamo affrontando, giustamente dico, in questo periodo natalizio. Io sono sicuro che Cleto farà la sua parte, la comunità di Cleto l'ha sempre fatta dal primo giorno in cui siamo entrati in pandemia, la farà anche in questi giorni. E voglio invitare le attività locali, perché io sono spesso in giro, quindi voglio raccomandare in questo momento di controllare le utenze che entrano ed escono dai propri locali. Lo dobbiamo fare, è un senso di responsabilità, proprio per dare il messaggio di controllo e di avere consapevolezza di quello che stiamo facendo. Non è una pecca no, farla, anzi secondo me è un pregio. Credo che l'attività locale di Cleto, oltre a comportarsi in maniera eccellente in questi giorni, dovrebbero rafforzare, dico, questa mole di attenzione. L'ho detto anche in questi giorni alle autorità, alla stazione dei carabinieri del Calabro, per il lavoro che stanno svolgendo ed essere ancora più presenti sul territorio per monitorare e controllare. Insieme a questi elementi io credo che ne usciremo, e sono sicuro che arriveremo nuovamente all'ascesa di questo imminente pericolo che purtroppo i dati ci hanno messo alla luce. Io approfitto per salutare la comunità e fargli gli auguri più sinceri. E sono stati mesi belli, sono stati mesi che ci proiettavano un Natale diverso. Purtroppo, come dicevo prima, dobbiamo fare un passo indietro. Questo però non ci deve togliere la speranza, non ci deve togliere la speranza che si possa tornare alla normalità. Tanti auguri dal vostro sindaco e da tutta l'amministrazione comunale. Ringrazio Marco, ringrazio Giuseppe che stamattina si è recato qui a fare questo video messaggio insieme alla maggioranza. Questo è segno di responsabilità anche politica. Ci deve essere in questa fase quelle giuste cose che vanno al di là del limite dello spazio politico. Questo ci fa felice e speriamo anche tutti noi in giorni migliori, un 2022 che possa essere prosperoso e più tranquillo per tutti quanti noi. Grazie ancora e tanti tanti auguri. Allora, grazie a Liberi.tv per questa bella iniziativa di far fare una
un appello congiunto agli amministratori e ai cittadini in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo attraversando, dove questa pandemia ha determinato dei mutamenti epocali nella vita di ognuno di noi. Sebbene la linea di demarcazione tra il ruolo della maggioranza e quello della minoranza deve essere particolarmente nitida, perché in questo modo funziona la democrazia ed in questo modo la democrazia esprime tutta la sua vitalità, ci sono dei momenti particolarmente delicati nella vita di un paese o nell'amministrazione di una comunità che gli amministratori, indipendentemente dal ruolo che hanno, che può essere quello di maggioranza o di minoranza, però devono essere nelle condizioni di poter rassicurare i propri cittadini che l'amministrazione, il proprio comune sta andando verso una certa direzione, sta percorrendo la stessa strada, e devono essere con grande maturità nella condizione di mettere la propria comunità al di sopra di ogni cosa, al di sopra del dire, al di sopra del contraddire e al di sopra di tutta quella contumelia che solitamente involge non solo la politica nazionale ma anche la politica locale. Io un appello ai cittadini di Cleto, credo che si possa dire poco. Il senso di responsabilità che in questi ultimi due anni hanno dimostrato i cittadini di Cleto, credo che sia stata la risorsa più preziosa per poter contrastare la diffusività del Covid. È importante, è importantissimo rispettare le regole, però è ancora più importante seguire il lavoro che sta facendo la comunità scientifica. A questo proposito, la comunità scientifica, la medicina in generale. A questo proposito, l'appello che io mi sento di poter rivolgere a tutti i nostri concittadini, a tutti quelli che ci ascoltano, è per chi non ha ancora fatto la profilassi vaccinale di farlo il più presto possibile, perché questo è, la storia ci insegna che questo è lo strumento per poter combattere le malattie e le epidemie che hanno colpito l'umanità nel corso dei secoli. E l'ultima cosa, nel rinnovare gli auguri a tutti i nostri concittadini, ne approfitto e ringrazio anche gli amministratori per l'ospitalità che ci hanno dato oggi e di fargli gli auguri di un buon lavoro, perché il 2022 per il comune di Cleto sarà un anno particolarmente importante. Noi avevamo lasciato delle risorse che devono essere spese, altre ho visto che ne stanno arrivando, e quindi queste sono delle opportunità che sicuramente nel 2022 e negli anni a seguire faranno elevare il nostro comune, la nostra comunità. Grazie a Liberi.tv per questa importante, in questo importante momento di sensibilizzazione contro la pandemia da Covid-19 che purtroppo da circa due anni stiamo affrontando. Importante specie oggi che siamo alla vigilia di Capodanno. Il messaggio che voglio rivolgere a tutti i nostri cittadini è quello di continuare con senso di responsabilità a osservare quelle che sono le regole di anticontagio, rispettare quelle che sono le normative vigenti, ma soprattutto invitare tutti quanti a fidarsi della scienza, a fidarsi di quello che è lo strumento più importante in questo momento per fronteggiare questa pandemia, che è il vaccino. Voglio salutare tutti i concittadini che in questo momento stanno vivendo una situazione difficile perché positivi al Covid-19, chi in questo momento è in isolamento precauzionale, a loro voglio rivolgere un caloroso abbraccio da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione comunale che in questo momento sta affrontando nel migliore dei modi e con gli strumenti a disposizione quello che è la crisi pandemica. In questo momento mi sento di rassicurare tutti che la situazione sul territorio comunale è sotto controllo nonostante il presentarsi di alcuni casi, però nonostante ciò voglio ricordare di rispettare le regole, specialmente stasera
di divertirsi, di provare abbracciarsi e salutarsi e a salutare il nuovo anno con rispetto delle regole. Rivolgo a tutti quanti voi un caloroso augurio di buon 2022, sperando che sia l'anno della rinascita non solo dal punto di vista sanitario, ma sia l'anno della rinascita anche per il territorio cletese. Bene, come abbiamo visto, le regole sono assolutamente semplici. Facciamo un riepilogo. Partiamo dal presupposto che si può fare tutto in questo momento. Però è necessario essere assolutamente prudenti, quindi rispettare il distanziamento personale, l'uso della mascherina, vaccinarsi, completare eventualmente il ciclo di vaccinazione, evitare gli assembramenti. Ripeto, possiamo fare tutto, purché lo facciamo con grande senso di responsabilità. In questo momento in Italia, anche in Calabria, la situazione è grave. I contagi stanno dilagando e noi abbiamo la responsabilità di cercare di fermare il più possibile la catena di questi contagi. Di conseguenza, stasera brindiamo, divertiamoci, però facciamolo responsabilmente e continuiamo ad utilizzare questa filosofia, questo modo di comportarci anche nei giorni a venire, perché non è a vantaggio di qualcuno e a discapito di un altro, ma è a vantaggio di tutti. Auguri di buon anno a tutti voi, auguri di buon fine anno e vi auguro uno splendido 2022. Arrivederci da Cleto, Liberi.tv.